quest'uomo, noto a tutti come il vecchio sin da quando vecchio proprio ancora non lo era, è diventato presto il patriarca del calcio italiano. E poi la sua nazionale era come un'orchestra jazz. Intuì subito che Rossi sarebbe stato il solista ideale del suo ensemble e lui adorava il virtuosismo del singolo, quello che mette i brividi, che fa vincere le partite. Le 11 erano nell'aria e quello lì non perdona. Rossi era uno così che non perdonava. È quella che ricordano tutti. È quella che ricordano perché Brasile 3-2 sulla linea, però che l'ha tenuta lì. All'ultimo minuto. All'ultimo minuto, poi si è alzato in piedi e cominciava a dire no, che non trovava l'arbitro. Non è gol. Verzotto era uno che dice non ha convocato, pensa a te, Beccalossi per il giornalismo milanese e Pruzzo per quello romano, quindi apriti cielo, hai capito? E credo che solamente con Berzot potevamo vincere quel mondiale lì. Quando siamo ritornati dopo il mondiale a Villa Panfili, che siamo stati tutti insieme, quando ci siamo salutati, gli ho detto ciao papà, quando c'è stato il funerale del mister, e son piagnotto. Ciascuno di noi ha una personale galleria della memoria all'interno della quale custodisce l'illusione di aver fissato un istante in eterno. Enzo Bearzot aveva servito a tutti i livelli di responsabilità per tutta la sua lunga vita in nome dello sport. Nella sua privatissima galleria dei ricordi, essere allenatore della nazionale e vincere un mondiale fu certamente un attimo di pura bellezza.